Il destino della ricerca è nei tuoi piedi, 8 mini maratone contro oltre 7.000 malattie genetiche. L'appuntamento è a Roma, Napoli, Potenza, Bari, Milano, Torino, Catania e Lanciano. Per la prima volta, infatti, il capoluogo frentano parteciperà alla maratona di Telethon Walk of Life, una gara che si corre per milioni di persone in tutto il mondo colpite da malattie genetiche sulle quali non investono né i governi né le miliardarie industrie farmaceutiche, ma per le quali è doveroso trovare la cura. In 21 anni, ha detto il vicepresidente Omero Toso, la Fondazione Telethon è riuscita con i soli contributi dei cittadini a finanziare ricerche che sono sfociate nella cura di 3 malattie genetiche, ponendo l'Italia al primo posto nel mondo nella terapia genetica. Ma altre sfide sono addirittura d'arrivo. 13 malattie genetiche sono in sperimentazione preclinica e 7 sono giunte alla fase di sperimentazione sull'uomo. Sono pronte delle altre, sono in trial clinico, ovvero sulla sperimentazione sull'uomo, il che vuol dire che sono state superate le 4 fasi. Sono state testate sulle cellule, sugli animali, e quindi sono pronte sull'uomo, perché non sono più tossiche e siano scongiurati tutti quelli che potrebbero essere i pericoli per l'uomo. In Abruzzo, Telethon ha finanziato 59 progetti per 5 milioni di euro, tra questi lo studio sulla malattia di Griscelli, diagnosticata alla nascita, con probabilità di vita massima di 5 anni. I bimbi che ne sono affetti soffrono di problemi di pigmentazione neurologici. Grazie ai fondi Telethon, la ricercatrice Wilson del Mario Negri Sud è sulla buona strada per individuare una cura. Testimonia della maratona il pluricampione azzurro Alberico Di Cecco e Francesco, ragazzino di 11 anni al quale la distrofia muscolare di Duchenne non ha tolto la voglia di divertirsi a fare sport come ogni altro suo coetaneo. Gioca ad hockey nei Dolphins di Ancona. È vero che quando giochi non hai paura di nulla? Quando gioco ho paura del gol, ma non tanto, quindi quasi non ho paura di niente, però il gol capita. Lo vuoi fare tu l'invito a tutti i ragazzini, a tutte le persone di partecipare a questa corsa? Io vorrei fare un invito e a venire tutti quanti i bambini o tutti quanti i ragazzi a venire il 6 maggio a quel Lanciano. Le iscrizioni alla maratona sono aperte fino alla mattina della partenza con contributi di 5-10 euro.